Ciao tesori! Primo giorno di scuola, è vero piccola? Allora, fai vedere come ti sei vestita, fai vedere un po'. Stiamo andando, attenta, stiamo andando al primo giorno di scuola. In realtà, allora, già ieri siamo stati, c'è stato anche Ale con noi, perché abbiamo conosciuto le maestre. Aspetta, devo E... vedere quando piove. Sì? Mamma, secondo me quando piove. Ah, non lo so, si è portata il suo iPhone. Mamma mia, piove, guarda. Sì, è Guarda. vero. Oggi fa parte dell'inserimento, quindi niente zaino, succo, eccetera, eccetera. E poi oggi pomeriggio andiamo a comprare due altre cosine che ci servono e vi porto con noi. Quindi non in questo vlog, però in un altro video del video di domani. Quindi oggi è proprio il primo, questo vlog. Siamo in salita. Questo vlog lo dedico al primo giorno di scuola proprio. Speriamo bene. Lara? Ehi, ciao! Che cosa no? Posso prendere? No, prima. Dove? No. Perché? Non so dove sto. Siamo tornati a casa che c'era un pacco. Un pacco un po' grosso. Ok, anche se ad attendermi c'era un pacco, sono tornata a casa, ce l'ho fatta, yeah! E adesso vi spiego tutto, com'è andata, come non è andata, che cosa è successo, che cosa non è successo. Ma prima di tutto sto finendo di cucinare la pasta e devo riscaldare dei fagiolini Devo, oddio, che io faccio per seconda cupa. Madonna, ogni volta c'è cose, io faccio una fettina di carne. Però c'ho gli arrosticini ancora, vabbè, ho arrosticini e fettina di carne, poi vediamo. E devo tirare fuori questi. Devo farli stasera, i broccoli. No, mi conviene tirarli fuori dopo. Comunque sì, faccio gli arrosticini. Allora, praticamente siamo. Vado un po' veloce in questo momento, vi spiegherò dopo pranzo. Quindi adesso finisco di cucinare, che se no mi si scuoce tutto. Se mi si scuoce tutto è un casino. Ah. Ok, stavo cercando di farvi vedere. Ok, stavo solo cercando di farvi vedere che sto cucinando. Comunque è un po' troppo tardi per Lara per mangiare, quindi mi devo sbrigare perché gli devo dare, vabbè, gli devo fare l'aerosol, tutte le cure, quindi non devo sforare gli orari con lei. Cioè, l'ultima volta quando mi avete vista che io ho mangiato in orari sfasati era perché Lara non c'era, ma se c'è Lara devo farla mangiare in orari ben precisi. Ma da oggi c'ho i capelli che sembrano laccati, ci ho messo la lacca, ma cioè, ci ho messo la lacca, ma non li sto sopportando. Comunque, a prescindere, adesso vi racconto tutto, finisco di fare tutto quanto il pranzo, do la pappa a Lara, mangio qualcosa anch'io e cavolo, devo lavare una pentola per riscaldare i fagiolini. Bene. Porca loca, devo fare anche l'insalata d'ale. Ok, diciamo che ce la posso fare, ogni giorno è così perché cucinare per tre persone più due cani è impegnativo. Sì, vabbè. Ok, ora adesso vi spiego tutto, vi racconto tutto, però prima devo finire di fare tutto. Perdonate il rumore assurdo, sono fuori in balcone perché sto stendendo la roba. E adesso vi racconto tutto quanto, com'è andata, come non è andata e che cosa abbiamo fatto, che cosa non abbiamo fatto, insomma tutto quello che è successo. Ho ancora due lavatrici da fare. Allora, in pratica l'inserimento si fa con calma, nel senso che ci vuole un po' di tempo e soprattutto un po' di pazienza con i bimbi. Sto prendendo le altre cose da stendere. Praticamente, wow, stavo cadendo. Praticamente funziona così. Si fa piano pianino, nel senso che il bimbo si deve abituare. Bella la carta igienica là dietro. Il bimbo si deve abituare. Quindi piano piano, tipo, allora facciamo un giorno, tipo oggi, che ci sono stata anch'io dentro, tipo un'oretta, e lei ha giocato con i bimbi, io ho fatto tipo il fantasmino, stavo lì, lei giocava con i bimbi, bla bla bla. Poi si fa tipo il secondo giorno, altre tipo 2 orette, e poi il terzo giorno, tipo io vado a prendere un caffè, poi torno a prenderla, e poi finché piano piano non, insomma, non le va bene rimanere da sola, non c'è alcun problema, le va tutto bene, insomma. Diciamo che è una cosa molto molto calma, e più la piccolina si sente a suo agio, più è tranquilla la situazione, anche perché la cosa principale è che lei debba stare bene. Oh mio Dio, sto portando troppa roba, aiuto, aspettate, adesso vi faccio vedere quanta roba ho.
Però devo dire che non mi dispiace fare le pulizie, anzi, cioè stendere roba, fare, non mi pesa tanto in realtà. Poi vabbè che il mio ragazzo mi aiuta abbastanza, devo dire, non mi posso lamentare, quindi in realtà è ok. Comunque dicevo, è una cosa che si fa piano pianino, è graduale ed è molto piacevole in realtà, perché si instaura un bel rapporto anche col bambino, nel senso che lei sa che se io le dico adesso torno, poi ormai noi siamo veterani, nel senso che Lara ha fatto l'inserimento l'anno scorso con una scuola, poi ha fatto un'altra scuola un'altra volta, abbiamo fatto l'inserimento per il campo estivo, quindi cioè diciamo che con Lara ormai ho gioco facile, gli altri bimbi invece urlavano, piangevano e tutto, no mamma non te la dare, Lara invece era molto della serie, ok gioco, va bene, quando è che mi dovresti venire a riprendere? Io tipo, no oggi non devo, e lei tipo, ah ok, domani devi prendere un caffè? Io, sì a mamma, ma ok. Comunque devo dire che come scuola mi piace molto, è molto tranquilla, si fanno tutte cose tranquille, poi giocano con tutte le manine, si sporcano con le sabbiettine, i sassolini, il robina varia, quindi secondo me veramente penso che si divertirà veramente un sacco. Comunque devo stendere un sacco di roba, quindi continuo e vi aggiorno. Dopo aver finito di fare tutte le cose per casa, ho dei capelli che è una meraviglia, madonna mia, non te li raccomando proprio sti capelli. Comunque, allora, Lara adesso sta colorando. Comunque questo è l'astuccetto che è troppo carino e che ti sta benissimo. È mio. Ammettilo che sta meglio a me. No, è mio. No, sta meglio a me. No, è mio. Va bene, tu hai vinto. Guarda che cosa? Ma a chi? A te guarda! Guarda a te! Guarda a te! Non dico a te! Allora, questo è un altro astuccio. Questo è un'altra roba. È tuo. Con anche il bicchierino di Frozen. Caso mai piove, gli ho preso anche di Frozen l'ombrello. Grazie, amore. L'asciugamanino sempre di Frozen. E la tovaglietta per fare la pappa, sempre di Frozen. Oggi devo fare altre cosine, però appena vado a prendere tutta quella roba che mi serve, vi porto assolutamente con me. Ogni volta che devo fare un inserimento, sto notando. Grazie, amore. Nagitta, dicevo che ogni volta è più mio. Certo. Dicevo che l'inserimento è cosa si sta ordina sì. Cosa che sto amore mio. Comunque insomma ogni volta che devo fare l'inserimento all'area è più complicato per me che per lei, giusto? Che già. Incontro di wrestling. Din din din, abbiamo due vincitori. No, me. Ci sta facendo tutto solo. Allontanati dalla mia persona. Il nome di Gondor, per favore. Potresti. Lo stai dicendo. Potresti ricevere del solletico. E io non lo posso avere il solletico. Ah. Bene, ci vediamo domani nel prossimo video. Vi voglio un modo di bene. PS, raccontatemi qua sotto tutte le vostre esperienze, se avete figli, come sta andando l'inserimento, e in tal caso voi invece a Dasta Scuola scrivetemi come sta andando, perché sono davvero interessata. Love you.